Oggi torniamo dai nostri cugini francesi per una classica invernale sul versante destro del Monginevro. Superata la frontiera, troviamo subito dopo il bivio per il villaggio Club du Soleil. 500 metri dopo parcheggiamo l'auto in prossimità della strada che ci porta allo Chaberton. Il nostro trekking inizia qui. Seguiamo la strada e ben presto attraversiamo le piste da sci del Monginevro, la cui fresatura è ancora intonsa. Il nostro percorso prosegue lungo la strada. Sulla nostra sinistra, nascosto dalla montagna, l'impianto di risalita di Serre Thibault, che collega la base del Monginevro al versante dello Chalvet. Sulla destra, in basso, la pista di Besse, con cui dal Col de l'Alpette si rientra a Clavière. Oggi è domenica, molta gente cammina come noi. In basso individuiamo un folto gruppo di ciaspolatori con cui condivideremo il percorso. Siamo partiti con ciaspole e ramponi al seguito. La neve per ora tiene, procediamo con i soli scarponi. Al bivio della Bergerie di Besse lasciamo la strada sulla destra e proseguiamo sul sentiero a sinistra, con il quale attraverseremo via via le piste nere che discendono da Serre Thibault. A 2200 metri la neve si fa più dura, gli scarponi non tengono più. Complice anche l'incremento di gradiente di salita, dobbiamo indossare i ramponi. Proseguiamo lungo un tratto della pista Chaberton, che poi abbandoniamo per piegare verso la destra. Superate le piste, ci teniamo a sinistra, lungo il sentiero du Clos des Fonds. Ricerchiamo tracce battute per utilizzare ancora i ramponi ed evitare di indossare le ciaspole. In alto individuiamo l'avvallamento che ci porterà al colle. Sulla nostra destra invece ben visibile il Monte Chaberton. Le piste sono ormai lontane, la nostra salita pian piano ci consente di apprezzare la tranquillità di questo luogo. Tutto intorno a noi bianchi pendii, paradiso per gli sci alpinisti. Ogni tanto troviamo anche il tempo di girarci indietro per prendere un po' fiato e ammirare il panorama. E infine eccoci qua a 2586 metri, in prossimità del Col de Trois Frères Mineurs. La neve, complice il vento, comincia a mancare. Anche questo sintomo di una stagione anomala in termini di precipitazioni. Il nome del colle deriva dalle tre rocce bizzarre che vi si trovano sopra. Su quella più grande è inciso uno scudo con giglio e croce.
iniziamo a questo punto la nostra discesa all'interno del Vallon de Besse, proprio sotto lo Chaberton. In questo modo riusciremo a chiudere l'anello per ritornare al parcheggio. Sul percorso di discesa individuiamo sulla sinistra il sentiero che scende dallo Chaberton, a destra l'impianto di risalita di Rocher Rouge, dove ci fermiamo un attimo per la nostra pausa caffè. Da qui in poi proseguiamo lungo la pista di Besse, chiusa per la mancanza di neve, con cui arriviamo al parcheggio. Il percorso di oggi è lungo 13 km per 765 metri di dislivello. Se volete progettarlo anche voi, le cartine di riferimento sono la Fraternali numero 21 o numero 2.